Dunque, questa guida serve per far capire come collegare i comandi al volante della Dacia Duster sull'autoradio 2DIN dedicata. Per fare questo abbiamo sfruttato un cavo della Bortesi adattatore, che è collegato al mini jack a 6 cavi originali della Duster. Questo è il filo del connettore. Abbiamo sfruttato questo connect 2, che sarebbe il box che abbiamo, dopo varie prove, scelto per la Pioneer, che è contraddistinta da questo cavetto da 3,5 che però non useremo. Quello che ci interessa a noi è solo la scatoletta connect box. Dall'autoradio originale escono tre cavi, uno verde, uno bianco e uno nero, che si vede là. A questo abbiamo collegato tre cavi di differenti colori, bianco a bianco, verde con verde e nero l'abbiamo collegato viola, quindi adesso lo indicheremo con viola. Abbiamo inserito dei mini jack alla fine, però l'utente può scegliere a sua scelta se saldarli, tagliare i fili, decidesse lui, non è un problema. A noi ci servono i tre fori principali d'ingresso di questa radio, i primi tre fori. Praticamente abbiamo legato il bianco al primo cavo, praticamente il buco numero 2 in basso, il verde collegato al buco numero 3 in basso, eccolo qua. E il viola, che sarebbe il nero originale della radio che continua col viola, al terzo in basso e in alto, quindi il primo occupato. Quindi, ricapitolando, il filo viola, che sarebbe il nero originale del connettore della radio per i comandi al volanti, terzo foro in alto, il cavo bianco, secondo foro in basso, il cavo verde, terzo foro in basso, col connettore ovviamente messo per così, guardate bene, con l'incastro verso il basso, ok? Una volta fatti questi, quindi si entra in system, steering wheel control, qua sono tutti da memorizzare, ok? Non si fa altro che quindi premere il comando sul volante a turno, questo insieme per il mute sopra sotto e rotellino o nella scelta vostra, basta che ve lo ricordate. Quindi si preme volume più e appare la frequenza impostata su 1, volume meno, insieme, rotellina, tasto sopra, tasto sotto, ok? Fatto questo, bisogna premere su Set Key e impostare a turno per ciascuna funzione il comando desiderato. Quindi io ho premuto in ordine volume più, si assegna volume più e appare volume più. Secondo, volume meno. Terzo, io ho dato il mute perché ho premuto insieme. Poi ho premuto la rotellina, qui possiamo scegliere per esempio in modalità mode. Premuto il tasto sopra, che potrebbe essere scelto, il tasto sotto per power. E questi sono tutti impostati. Dopodiché gli si dà salva, save the key, ok, perfetto. Si può tornare tranquillamente indietro e andare per esempio in radio, che adesso ovviamente si sentirà malissimo perché siamo al chiuso, però come vedete esprimo volume più, aumenta, volume meno diminuisce, mute, metter mute, col tasto rotellina entra in main menu e posso scorrere, col tasto mode scelgo e col tasto in basso la radio si spegne. Questo è quanto, spero di essere stato chiaro. Vi ricordo che tutto può essere acquistato sul sito www.cardvd.it. Ricordate infine la sequenza: dal connettore partono i fili verde, bianco e nero. Abbiamo collegato il nero al viola, quindi è l'unico colore che cambia. Il viola andrà nel terzo foro in alto, il bianco secondo in basso, il verde terzo in basso. Una scatola di connessione Connect 2 della Bortesi con cavo dedicato Pioneer che ovviamente rimane libero. Questo è tutto, arrivederci.